Tarso. Oggi San Paolo festeggia il suo protettore. Ci può dire la differenza tra protettore e Madonna addolorata nel mese di agosto? Perché a San Paolo due feste diverse? Ma in realtà dovete pensare sempre che questa chiesa nasce in un paese che nel 1600 fa un salto di qualità, quindi da semplice casale diventa una civitas a tutti gli effetti a causa del palazzo ducale che abbiamo a Piazza Santorelli, il palazzo Accinni. Quindi con la presenza del duca e poi successivamente con l'acquisto del feudo da parte dei Mastrilli, soprattutto nel 600, questo paese ovviamente avrà tutta una sua importanza. E dovete pensare anche che le varie opere d'arte, soprattutto statue, tele, anche delle famiglie nobiliari che avevano le ville in questo paese, poi confluiscono con gli anni in questo edificio, in questa chiesa parrocchiale. In realtà San Sebastiano non era titolare della chiesa, infatti non è il titolare della chiesa, ma è il titolare della congrega omonima qui alle spalle, che è Sì. una delle congreghe della diocesi non la più antiche, probabilmente l'anno di fondazione 1512, Ah, questa la congrega del, di San diciamo, di San Sebastiano. Sebastiano, che all'inizio era semplicemente una piccola cappella e poi i Mastrilli donarono il suolo per la costruzione, diciamo, di quest'altra parte, quella che vedete, la chiesa alle spalle di questa qui. Poi nell'800, se tra il 700 e l'800, la congrega cambia nome e diventa congrega del Corpus Domini. A quel punto la statua di San Sebastiano viene traslata nella chiesa parrocchiale e da qui poi, diciamo, anche c'era già una forte devozione del popolo. Io suppongo che questa devozione affondi le radici nella grande peste del 1656, perché San Sebastiano comunque è comunemente riconosciuto come santo che protegge dalle calamità naturali. Per esempio, anche a San Sebastiano al Vesuvio, il santo fu posto nel 44 davanti alla lava. La lava si divise i paesi, diciamo, della zona di cui sono originario. E quindi è molto probabile che nel 1656 il popolo di San Paolo si sia affidato all'intercessione di San Sebastiano per uscire dalla pandemia che durò dal mese di maggio fino al mese di Ah, novembre. siamo in tema. Una forma, anche Sì, oggi abbiamo sì. la nostra È pandemia. molto probabile poi che, ecco, a cavallo tra il 7 e l'800, quando la congrega cambiò nome, allora la statua fu portata nella chiesa parrocchiale. Da quel momento in poi, quella che era una devozione già unanimemente condivisa, poi diventerà la possibilità del popolo di trovare in San Sebastiano il patrono. E il parroco 40 fece qualcosa, cioè, Il all'epoca. parroco Raffaele 40 è in realtà quello che svilupperà molto all'interno di questa chiesa parrocchiale, oltre ai lavori di restauro che voi vedete, e probabilmente anche questo soffitto qua, lui lo fece coprire ai primi del Novecento da un altro tipo di soffitto, che era di colore paglino, aveva quattro i medaglioni con i quattro evangelisti, e poi è uscito fuori dagli ultimi restauri. In realtà quello che ha fatto il parroco 40 è stata portare molto la devozione al cuore di Gesù, quella statua al Ah, cuore di sì. Gesù che voi vedete, compresa la lapide in fondo che racconta della devozione di questo sacerdote al cuore di Gesù, è quello che lui ha portato in questa chiesa parrocchiale. Veniamo ad oggi. Cioè, perché l'ha addolorata? Veniamo ad oggi. La Perché? Dolorata è un culto antichissimo, in realtà si presuppone che già forse nel 600 ci fosse questa devozione. Ovviamente ci sono delle ipotesi, non sappiamo se siano attendibili, della sovrapposizione del culto della Dolorata su un altro culto preesistente di natura pagana, della dea Diana, perché qui si pensa soprattutto in località, credo la Vigna, sì, proprio lì ci fosse un tempio de molto grande dedicato alla dea Diana, fonte di molta, molta devozione. Tra l'altro anche questa chiesa parrocchiale sorge in una zona sacra e probabilmente sulle rovine di un tempio antico, e qui intorno c'era una necropoli, e questo è sicuro perché dagli studi fatti
si vede che è come se ancora oggi, se si segue via il corso naturale di via Sorta Casanovella, via Roma, via Casanovella, è come se questa zona fosse ancora circoscritta, come se ci fosse una sorta di cerchio, no? Che la chiude. Quindi già in epoca romana e preromana, già questo posto era comunemente conosciuto come un posto sacro. Poi c'era probabilmente questa forte devozione alla dea Diana, tant'è vero che i San Paolesi sabato prima della festa fanno Fanno la la Diana, Diana, e io che in ricordo, sì. realtà potrebbe in qualche modo richiamare i misteri eleusini, perché facevano chiasso tutta la notte fino all'alba. Ah, da quanto tempo lei sta qui? 11 anni. Adesso 11 anni, si trova bene qui? bene Sta ovunque. bene Adesso ovunque? sto studiando il secondo libro dei defunti di questa parrocchia, perché pubblicherò un libretto Sì. sul caso particolare di Don Felice Settembre, parroco in questa comunità dal 1690 al 1713-14, anno in cui muore. E Don Felice non solo annota, per esempio, ci dà una descrizione dettagliata dei quartieri che allora componevano San Paolo. Per esempio, nomi come Casa Vecchione, che è Esatto. scomparso, o Sì. Casa Faivano, Ma anche Casa. Danola è stato qui un sindaco importantissimo, anche deputato molto Tommaso Vitale. importante. Ah? Tommaso Vitale, Tommaso Vitale, sì, sì, è Tommaso Vitale, ma ci giusto? sono stati tanti personaggi illustri, Carlo Castelnuovo delle Lanze, Tommaso Vitale, e ce ne sono stati tanti in realtà. Ma poi pensate pure alla storia di San Paolo, anche compositori come Cimarosa hanno soggiornato Sì. qui hanno composto Villa Montesano, Matrimonio Segreto, Quali quindi. saranno le manifestazioni oggi per San No, Sebastiano? non possiamo fare niente purtroppo, quindi. Celebreremo la messa questa sera alle ore 19, la messa solenne con la presenza del sindaco, che è la prima volta che il sindaco, diciamo, ufficialmente nella nostra parrocchia esordisce ufficialmente come sindaco, A che ora? alle Alle 19. 19. Quindi è stasera. E nient'altro. Questo è più o meno. Che è Livardi. Che cos'è Livardi? Livardi è una frazione di San Paolo, anche se ha una sua storia molto ricca e Sì. molto bella, a dire il vero, Era una villa. legata al conte Orazio Mastrilli, che era il proprietario dell'attuale Villa Filangieri, Sì. e aveva questa cappella di famiglia dedicata alla Santissima Epifania. In realtà la parrocchia di Livardi non era lì, ma si trovava su Cicala. Ancora oggi è possibile vedere questo rudere andando verso Liveri. Se alzate lo sguardo sulla sinistra, c'è questo rudere nella zona alta di Livardi, che era la parrocchia proprio di Livardi. Lì probabilmente era custodita questa pala d'altare, tardo quattrocentesca, raffigurante l'Adorazione dei Magi, che poi è stata traslata nella chiesa parrocchiale quando nel 1740 Orazio Mastrilli fece scendere il Santissimo Sacramento dalla parrocchia della Madonna della Neve fino alla cappella sua di famiglia, che poi Restato lì, divenne la parrocchia di Livardi. ok. Quella che sta giù sulla nazionale invece è la Congrega del Santissimo Rosario, Qual è? quella che sta vicino sulla strada, sulla nazionale, che è la chiesetta che è facile vedere. Sì, è E questo. lì è la Congrega del Santissimo Rosario, anche lì i livardesi sono molto legati alla loro statua di Maria Santissima del Rosario, e la terza domenica di maggio si fa di solito la processione con la statua di Maria Santissima del Rosario. Quindi stasera ci sarà il sindaco, Sì, tutta l'amministrazione un'amministrazione comunale, sì, i comunale, in più i fedeli fedeli, sì, che e tutti insieme assisteranno. pregheremo e affideremo il nostro paese al Signore per l'intercessione di San Sebastiano. Ok.